niente e che non si vedeva il sole. Sei in un daily vlog, Andre. Sì. Non sei felice? È contro la tua volontà? Sono emozionato. Già devi vloggare il fatto che stiamo andando a fare la spesa per comprare le bobine dello Scottex che sono finite. Importantissimo. Si va di essere lunga. Abbiamo tradito la Lidl. Eh? Non ci siamo proprio. Perché? Le gocciole del Lidl lo so, 10 volte più grandi e costa meno. Deciso? Consigliateci nei commenti quali biscotti deve prendere Andrea. Acquisto... Ah sì. Grazie. Niente. Per non farmi male. Piadina riminese. Scelte ardue, crostini. Cioè, questa sembra la tua stronzata settimanale? Sì. Dai, poi fai di meglio. È un po' sprecato, secondo me. No. Un po' da zuppa, so, dai. Questo mi rimane. Capisci niente. Ci siamo scordati la cosa più importante. La pizza, surgelata. No. La polenta. Non me ne vado finché non trovo la mia polenta valsugana precotta. Un po' misera, così piccolina. Cioè, triste. Perché è così gialla? È radioattiva. Ho fatto 70 euro di spesa. È un po' gonfiettino, eh. Questo è un latte bello lavorato. Vediamo un po' in che condizioni è. Sniff test. È yogurt? No, no, no. Dai, ma perché è trasparente? È ricotta, è niente la ricotta. Cioè, queste sono proteine, oh. Questa è roba buona. Spesa fatta. Vorrei tantissimo fare una pausa qui a casa perché ho un sacco di pacchettini da aprire. Però abbiamo anche un video molto importante da registrare. Oggi si va a caccia i lampredotti, amici miei. Però lo vedrete ovviamente in un video a parte, mi spiace. Solo oggi mi dovrò mangiare una cosa come 5 lampredotti. Però è un video che ho rimandato per fin troppo tempo e che... Firenze ne ha bisogno, cioè i fiorentini hanno bisogno, cioè il popolo, l'umano ha bisogno di sapere qual è il miglior lampredotto di Firenze. È un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Allora ragazzi, io non me lo aspettavo perché alla fine il lampredotto è un panino, la ricetta è quella, ma cioè ho fatto... Adesso siamo a una scoperta. Mi ha veramente lasciato a bocca aperta. Non me l'aspettavo per niente e secondo me uscirà un video veramente molto molto bello e interessante. Bisogna rendere onore a questo street food fiorentino. Allora, in teoria dovrei e vorrei tornare a casa perché devo finire un progetto per l'università che dobbiamo consegnare domani. Però sono qui in centro. Devo riessere qui in centro fra un'ora e un quarto tipo per incontrarmi con il buon Lorenzo per continuare il video dei lampredotti. Cioè in realtà vorrei tornare a casa per aprire i pacchetti di Amazon, però dettagli. Perciò passeggiatina in centro, che ho un po' di cultura dal vivo non guasta. E magari è anche la volta buona che faccio un po' un giretto nei negozi e mi compro un paio di guanti per non sfondarmi le mani quest'inverno. Ragazzi, ho preso la cosa più turistica che io potessi mai prendere e mi piace tantissimo. Cioè, dai, cioè, non sono per niente credibile adesso come studente universitario qui a Firenze. Oh, dopo 4 anni che studi qui, ci sta a prenderla, no? Se non la prendo io, chi la deve prendere? I turisti americani? Brandizzato Università di Firenze, che non c'è neanche il logo, tra l'altro. Ne avevo bisogno? Assolutamente no. È la cosa più inutile che io abbia mai fatto? Sì. Però sono sicuro che è uno di quei capi che quando studi a Firenze dici, vabbè, prima o poi me lo dovrò comprare e poi non lo comprerai mai. Perciò adesso diciamo che ho un ricordo. La userò per allenarmi in palestra. Santa Maria del Fiore. Che bello, hanno messo gli addobbi su via Roma. Che bello, ho tolto le impalcature da davanti all'Apple Store. Andiamo a caricare il telefono. Qui dei H&M ci sono i guanti touch. Il problema è che, cioè, è una taglia unica e non mi sta. Ok, trovati questi qui un po' più pesanti. Ma sì, perché, oddio, siamo un ladro. Anche cappellino di lana. Allo specchio appare meglio. Ciuffettino fuori? Ma sì, dai. Quando uscirò bello sudato dalla palestra e fuori ci saranno tipo meno 2 gradi, mi salverà la testa. Inverno non ti temo. Adesso mi devo solamente ricordare di portarmeli dietro quando esco. C'è del lampredotto su quel piccione. Non so come c'è finito il lampredotto. E lì c'è un Lorenzo Gagliano. Era da quanto è che non ti si vedeva nei video? Da un po'. Come sono? Un po' più magro? Dai, guardate. Pelle e ossa? Ho perso 6 kg in un mese e mezzo. Oh, cioè, cavolo. È mia poco per quelle... E stranamente noi non ci siamo visti per un mese e mezzo. Sarà forse, Ciao, Lore, è stato un piacere. Ti vedo, mi raccomando. Che uomo, mi era mancato averlo nei video il buon Lorenzo. E oggi alle 5.45 il nostro l'abbiamo finito. Guanti... E cappellino subito inaugurati. Il miglior acquisto del mese. Che benessere. I pacchettini sono ancora qui e il mio letto è ancora sfatto. Ora è il loro momento. Mini unboxing. È da tutto il giorno che aspettavo questo momento. Mi sono preso un bel paio di pantaloni tuta neri, che in realtà avevo già. Stesso identico paio, stessa identica taglia, stesso identico colore. Ho preso un altro paio perché sono stracomodi e...
sono stracomodi e mi ci trovo bene. Perfetti per stare in casa e per allenarsi. Proseguiamo. Questo qui è leggerissimo. So già cosa c'è dentro. Anche questo l'ho comprato praticamente solo per la palestra. Un cappellino. Mi sono preso un cappello per allenarmi in palestra per il semplice fatto che quelli che ho io non hanno la retina dietro, quindi sento proprio la testa e i capelli che non respirano e mi si surriscalda la testa. Quindi con questa retina credo di rimediare a questo problema. Molto meglio. Cioè, in realtà la cosa migliore da fare sarebbe tipo comprarsi un cerchietto per i capelli, però farebbe un po' strano allenarsi con quello, urlare, fare... Cappellino, ho pagato 13 euro e via. Ultimo, ma non per questo meno importante, anzi, questa roba. Piccolo, compatto. Questo secondo me è l'acquisto del secolo. Infatti sicuramente vi ricordate il cavalletto che unboxai nel primo degli vlog dopo la ripartenza. Ecco, me ne sono comprato un altro, più compatto. E secondo me questa è l'alternativa migliore. Vi spiego tutte le funzioni che ha. Ma è tutto ovviamente per tenere il telefono. E questo ci sta. Regolabile, si può girare in verticale, orizzontale. Lucina LED. Questa qui è la svolta. Cioè, proprio nei casi estremi questa qui si può regolare anche l'intensità. Puoi regolare sia la temperatura della luce che l'intensità. Questa nei casi estremi di luce un botto scarsa sarà la svolta, secondo me. Cioè, che vorrebbe di sta roba? Scusami. Ah... Bellissimo. Allora, ho capito. C'è questa parte qui. Ok. Se la tieni fuori, i piedini non arrivano a terra, quindi non sta in piedi. Però se la spingi tutta fuori, questo sta in piedi senza alcun problema. E usi solamente la parte che ti serve. È la svolta. Per tutti gli youtuber all'ascolto, compratelo. Ma bellissimo. Fantastico. E poi accorci. Ho un nuovo cavalletto. Ho il tripode perfetto. La mia vita da oggi cambierà. Cioè, e sta tutto nel palmo di una mano. Poi mi sono scordato anche un'altra funzione. Hai Bluetooth integrato collegato a questo pulsantino. Quindi lo pigi, puoi far partire il video o scattare una foto. E non è finita qui, amici miei. Infatti, insieme vi danno anche un attacco per la GoPro. Questo qua. E adesso, domanda del giorno. Sì, sto indossando una felpa con sotto un pile. Fa abbastanza freddo qui in casa, però ancora non si accende i riscaldamenti. Anthony, ma il futuro non li fai più? Ragazzi, cioè... Ho finito di pubblicare tutti quelli che avevo preregistrato, tipo, neanche 2 settimane fa. Fatemi un attimo riprendere fiato e... Già tipo da settimana prossima si riparte per un viaggio non in Italia. Provate a indovinare dove. Non so se registrerò un futur. Registrerò forse i mini futur, che secondo me sono sempre molto belli. Però in Italia no, non ho finito. Anzi, nel prossimo anno, già magari adesso al 2022, voglio concentrarmi di più sulle piccole città, che ho visto che vengono apprezzate veramente tanto. Perciò il 2023 sarà l'anno delle piccole città per i futur. Pomper the Green. Hai mai pensato di seguire un'alimentazione 100% vegetale, considerando tutti i suoi vantaggi? No, assolutamente no. Cioè, io sono un amante sfrenato della carne, penso che non potrò mai odiarla, perciò buone verdure, buona frutta, ma... Perciò ragazzi, per questo daily vlog vi dico che è tutto, e noi come al solito ci vediamo domani in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.